Ieri pomeriggio la polizia municipale di Ravenna ha fermato sulla statale 16 un'auto che procedeva a zigzag. Il conducente, un romeno di 30 anni, si è subito dimostrato in forte stato di ebbrezza. Ma nei controlli successivi gli agenti hanno ritrovato sull'auto ben 7 cellulari e un'ingente somma di denaro. Allora, verso le 16 di ieri pomeriggio una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha notato un'autovettura sulla statale 16 che percorreva zigzagando. Dopo un breve inseguimento a vista per cercare di capire da che cosa fosse determinato lo zigzagare, hanno fermato il conducente e questo presentava i classici sintomi dell'ubriachezza, per cui l'hanno fatto accostare, hanno fermato tutta la pattuglia in sicurezza e dopo l'ufficiale, l'ispettore Lazzari ha comunicato in centrale che avevano fermato questa vettura richiedendo gli accertamenti su tutte e tre le persone, in quanto avevano un fare abbastanza sospetto. Dagli accertamenti con i nominativi sono risultati tutti pluripregiudicati e in particolare per due di questi che erano i passeggeri risultava un ordine di carcerazione, l'esecuzione di un ordine di carcerazione per scontare una pena residua di anni 1, mesi 1 e 28 giorni un soggetto e mesi 1 e 22 giorni un altro soggetto per una pena diventata definitiva relativa sempre a un furto aggravato in concorso. Siamo arrivati sul posto i due ufficiali che erano di servizio, io e l'ispettore Fucchi e altre due pattuglie e poi sono stati portati tutti in comando e dopo con gli ulteriori accertamenti sono stati estesi i verbali di perquisizione sia ai soggetti che all'autovettura e all'interno dell'autovettura abbiamo trovato 7 cellulari, una macchina fotografica e una console Nintendo. E addosso alle persone abbiamo trovato numerosi contanti stimati in circa 800 euro. Dopodiché abbiamo iniziato a fare tutte le varie indagini per capire la provenienza, visto che i soggetti non riuscivano a giustificare la detenzione di queste apparecchiature informatiche ed elettroniche e del contante. Iniziando a contattare tutti i numeri che risultano dalle varie rubriche telefoniche, siamo riusciti a contattare i parenti dei proprietari e man mano abbiamo accertato che erano tutti di provenienza furtiva, venuti nella tarda mattinata, prima mattinata e tarda mattinata, sul litorale di Cervia e l'ultimo furto probabilmente è stato quello che si è verificato a Lido di Classe, dove è stato rubato un cellulare Nokia e un portafoglio contenente 800 euro in contanti circa. Abbiamo acquisito tutte le denunce dalle parti offese, e dopo due famiglie si sono recate direttamente presso il nostro comando e in serata gli è stato affidato in custodia i loro averi e i telefonini, precisando che due telefonini e un iPhone erano di particolare valore economico. I due soggetti alle mezzanotte e mezza, una circa di sera della notte, sono stati assoggettati alla casa circondariale e consegnati alle guardie penitenziarie per l'espiazione della pena, mentre tutti e tre in concorso sono stati denunciati per ricettazione di tutta la roba che era di provenienza furtiva. Siamo riusciti ad abbinare tutti i cellulari e tutte le apparecchiature informatiche ai legittimi proprietari, con esclusione di una macchina fotografica marca Samsung e una console Nintendo. Per cui se qualcuno dovesse riconoscere questi due oggetti, di contattare il Comando Polizia Municipale, Ufficio Polizia Giudiziaria 0544 48 29 22 e di contattarli in modo da prendere un appuntamento per visionare le apparecchiature elettroniche dimostrando la loro proprietà e gli verrà restituito. Federico Lega per Ravenna Web TV.